Ciao ragazzi, finalmente riesco a registrare questo video. Sono qua a Potenza Picena per parlarvi della terza settimana alla preparazione alla maratona. Questo è il mio programma di 12 settimane. Se mi avete seguito, sto preparando la maratona di New York e sto condividendo esattamente il mio programma. Poi ovviamente vi sto dando tutte le indicazioni per modificarlo, per poter correre la vostra maratona in qualsiasi tempo. 3 ore e 30, 4 ore, 4 ore e 30, 5 ore, non importa, o magari anche più forte di me, quindi sotto le 2 ore e 40. È un programma impegnativo, lungo, questa è la terza settimana, vi sto dando tutte le dritte, vi sto dando esattamente i miei allenamenti con varie note, ovviamente per modificarli in maniera da poterli aggiustare nella vostra vita quotidiana e ovviamente per i vostri obiettivi. Se mi avete seguito, sono in ritardo con questo video, avrei dovuto pubblicarlo lunedì. Sono qua a Potenza Picena perché è venuta a mancare mia nonna. Ieri c'è stato il funerale, e ero in Spagna, a Malaga. Se mi avete seguito, sono dovuto rientrare appunto in urgenza, qua nelle Marche. Questo è il mio paese natale. Allora, questa è una settimana molto particolare, diversa rispetto alla prima e la seconda. Nella prima e nella seconda settimana avete costruito un po' di chilometri, una prima base di chilometri. Questa settimana invece riduciamo un pochettino i chilometri e iniziamo a lavorare di brillantezza, di qualità. Perché riduciamo i chilometri? Perché, come vi avevo spiegato in uno dei miei video, io divido i cicli in progressione di chilometri e poi c'è una settimana dove piano piano vado a ridurre i chilometri e quindi a rallentare un pochettino a livello di quantità di chilometri, ma invece migliorare solo la qualità dei lavori. Quindi questa settimana vedrete, farete meno chilometri, soprattutto il lungo sarà meno lungo, ma i chilometri saranno molto più di qualità, quindi un po' più veloci, si lavorerà sul ritmo gara, si lavorerà sull'aumento della VO2. Quindi è una settimana particolare, è la terza settimana, io di solito la settimana cosiddetta di scarico, quindi diminuzione di chilometri, la faccio o la terza o la quarta settimana. Essendo l'inizio della preparazione, di solito preferisco farlo appunto alla terza settimana. Ovviamente si diminuiscono i chilometri, ma la settimana non è più leggera, la settimana è semplicemente diversa, quindi si corrono meno chilometri, ma si lavora molto di più sulla qualità. Adesso vedrete, c'è un lavoro specifico impegnativo dove si lavora sul ritmo gara. Questa settimana i lavori specifici saranno due e non tre, e sono il primo lavoro 8 o 10 1000 metri corsi a un ritmo della 10 km più 10 secondi. Quindi sono praticamente 8 o 10 ripetute a seconda dell'obiettivo che avete. Quindi se avete degli obiettivi un pochettino più alti, sicuramente lavorate sulle 10 ripetute. Se invece volete chiudere la maratona, non so, oltre le 3 ore e 30, va bene anche farne 8. Il ritmo da tenere in questa ripetuta sono appunto i ritmi che avete di solito, i medi della vostra 10 km, quindi se correte una 10 km a 5 al chilometro, in gara ovviamente, aggiungete 10 secondi, quindi fate 1000 a 5,10. Io nel mio esempio ho un ritmo sulla 10 km recente di 3,30 al chilometro, quindi correrò i 1000 a 3,40. Il recupero è importantissimo perché quella è una parte fondamentale dell'allenamento e si correranno appena 200 metri facendo jogging, che corrispondono a circa un minuto di recupero correndo. Mi raccomando, non superate il minuto di recupero perché l'allenamento sta proprio nel correre a un ritmo non altissimo, ma neanche piano, però recuperando poco. Quindi è un allenamento dove si fa la ripetuta, appunto correre 10 secondi più lenti rispetto al vostro 10 km. E poi recuperare questi 200 metri o un minuto, come preferite, correndo, quindi mantenete comunque il battito cardiaco alto. Il secondo lavoro è il solito lungo lento, ma molto diverso. Prima di tutto andiamo a ridurre i chilometri, si corrono appena 20 km. La vera differenza sta anche negli ultimi 3 km finali. Dovete
correre gli ultimi 3 km a un ritmo forte, ovvero al vostro ritmo gara sui 10 km o se riuscite ancora più forte. È il cosiddetto lungo in progressione, quindi 20 km di cui 3 km finali andate a fare una progressione, dovete finire gli ultimi 3 km che correte praticamente al vostro ritmo gara sui 10 km o se riuscite anche un pelino più forte. Nel mio caso io corro 3:30, la media 10 km, cercherò di correre gli ultimi 3 km a 3:30 o un poco più forte, 3:28 o giù di lì. Nel vostro caso, se correte una 10 km a un ritmo di 4:40, cercate di chiudere i vostri 3 km al ritmo di 4:40 o un po' più forte. Quindi avete visto, sono appena due lavori anziché tre, quindi abbiamo ridotto un pochettino. Poi avete i vostri lenti. I lenti, a seconda di quanti allenamenti fate a settimana, io ne faccio 6, qualcuno di voi probabilmente ne farà 5 o 4. Vi giocate i vostri lenti a seconda di quanti allenamenti volete fare. I lenti, però, anche questi sono un po' diversi rispetto al solito. Per chi deve correre 4 lenti, quindi per chi vuole fare 6 allenamenti a settimana, di solito in questa settimana io faccio così. Un lento lo faccio al mattino presto a digiuno perché voglio allenare la potenza lipidica, che è fondamentale nella maratona. Noi in maratona dobbiamo abituarci a correre consumando i grassi piuttosto che i carboidrati. Correndo al mattino, abituando il corpo a fare uno sforzo al mattino a digiuno, lo aiutiamo a imparare a utilizzare la cosiddetta potenza lipidica. E questo è l'allenamento che va fatto. Un lento fatto al mattino correndo a digiuno. Mi raccomando, lento, non troppo veloce, soprattutto se siete alle prime armi, se è la prima volta che fate un allenamento di questo tipo, vedrete che sarà molto più difficile all'inizio, vi troverete un pochettino più stanchi, farete molto più fatica, ma aiuta tantissimo appunto a allenare la potenza lipidica. Quindi il primo lento fatelo così al mattino a digiuno. Un altro lento che potete fare è con una progressione finale un po' più forte, quindi cercate di fare un lento allegro. Il terzo lento fatelo su un circuito un pochettino più tecnico, magari in montagna, con delle salite, per mantenere il lavoro muscolare, quindi cercate di mantenere la vostra forza muscolare. Cercate di fare un lento collinare, se è possibile. E il quarto lento può essere benissimo un lento appunto rigenerante di recupero assoluto. Se fate meno allenamenti, cercate di comunque mantenere l'allenamento più importante di questi lenti, che è quello della potenza lipidica, quindi fate comunque un allenamento a digiuno. Questa è appena la terza settimana, quindi fate solo un allenamento a digiuno, poi piano piano vedrete che ne metteremo altri, cercheremo di lavorare sulla potenza lipidica. Arriveremo a un certo punto della preparazione dove vi farò fare almeno 2 o 3 uscite totalmente a digiuno. Ecco, quando fate i vostri lenti ricordatevi sempre di finire con degli allunghi, 5 o 10, a seconda di come vi sentite, però fate gli allunghi dopo i lenti. Questo serve per mantenere comunque un ritmo veloce alla fine dell'allenamento, aiuta a mantenere su il livello cardiaco, aiuta tantissimo, quindi è facile, fate il vostro allenamento, poi finite il vostro lento con degli allunghi. Altra cosa fondamentale, ricordatevi di fare stretching. Io di solito lo stretching lo faccio in doccia, o dopo che ho finito l'allenamento, dopo un po', o in doccia. Non è vero che va fatto subito dopo l'allenamento, anzi, ci sono parecchie ricerche che dimostrano che lo stretching è molto più efficace se fatto una mezz'oretta dopo l'esercizio fisico. Quindi o in doccia con l'acqua un pochettino più calda, aiuta addirittura a distendere i muscoli, o addirittura dopo la doccia, cioè tutto il tempo, l'importante è che lo fate più o meno 30 minuti dopo l'allenamento. Ragazzi, questa è la mia terza settimana. Qua da Potenza Picena ho finito, io oggi riparto, torno in Spagna, finisco, cerco di finire qualche giorno di vacanza, poi me ne ritorno a Londra. Io vi lascerò con il video del mio lungo, il mio vlog. Ho fatto un lungo lento a Malaga, posti meravigliosi, Malaga è una città favolosa per correre. Vi lascio a lungo, guardatevelo se vi va e se vi è piaciuto questo video ricordatevi di mettere un like, commentate con le vostre opinioni, fatemi sapere come sta andando la vostra preparazione e soprattutto ci vediamo al prossimo video. Ah, e se non vi siete ancora iscritti e siete nuovi al canale, per favore iscrivetevi così potete rimanere aggiornati perché qua ci saranno tanti video in arrivo. Grazie mille ancora per le condoglianze che mi avete fatto e per l'affetto che mi avete dimostrato e mi ha aiutato tantissimo. Un abbraccio. Ciao ragazzi!
andiamo all'avventura. Mi sa che devo tornare perché non vedo gran possibilità di correre, quindi torniamo indietro. Veramente peccato per quella fabbrica che rovina un paesaggio meraviglioso, però ripeto, da qualche parte l'acqua la devono creare, perché qua ce n'è veramente poca in questa regione, sempre se si parla di quello che penso, perché magari non lo è.